Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Mobile Phone Land. Oggi vi parlo di un modem ADSL di fascia media, però mi sono trovato molto bene. Iniziamo subito a vedere, ma dopo la intro. Ecco, vediamo cosa c'è nella scatola. Ovviamente il caricabatterie lo sto già usando e questo qui ve lo faccio vedere. È questo qui che è un po' sporco, comunque, che lo sto usando da un mesetto, comunque abbastanza compatto. E ha questo tipo di cavo qua. E ha questo tipo di cavo qua. Poi dentro abbiamo anche un po' di istruzioni, ma che alla fine il prodotto è semplice da usare, quindi non è che c'è più di tanto da leggere, magari qualche cosa da vedere, ma alla fine è intuitivo. Poi abbiamo anche il cavo Ethernet e il cavo RJ11, quindi abbiamo una dotazione nella norma. Ecco qua, come vedete, questo che è il modem, è in plastica ma di buona fattura, abbastanza leggero, anche se poi alla fine è un modem, quindi si terrà appoggiato su un mobile da qualche parte, e comunque ha un bell'aspetto, è in plastica ben realizzata, abbiamo tre antenne, quindi possiamo regolare come preferiamo la ricezione. Questa invece è la parte posteriore, vedete qua. Ecco, come vedete, questa è la parte posteriore. Qua abbiamo le varie informazioni, la password, l'evento di aerazione, l'ingresso per il segnale telefonico che è RJ11. Qua abbiamo quattro ingressi per il cavo di rete Ethernet, quindi è comodo. E qua l'entrata dell'alimentazione, invece questo qui è il tasto per il reset, quindi basta mettere una punta e si fa il reset. Qua abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, un ingresso per la chiavetta USB perché si può usare come una specie di mini NAS, quindi da smartphone e computer si può vedere via wireless il contenuto della chiavetta, quindi è comodo. E invece questi sono i due tasti per passare dalla modalità 2.4 alla 5 GHz. Quindi, come vedete, il modem è verticale, quindi occupa meno spazio rispetto al solito e permette anche di avere una migliore aerazione, perché questo modem, essendo in verticale, la parte dietro è scoperta, quindi si riesce a prendere meglio aria. Purtroppo non si può appendere, però comunque così, essendo verticale, che occupa poco spazio, in questo modo magari d'appeso poi fa fatica a prendere aria. Questo modem di Link trasmette due reti WiFi, una da 2.4 GHz e una da 5. La 2.4, come sappiamo, è meno veloce, però ha un più ampio raggio di espansione, quindi in zone più lontane dal modem quella la prenderemo sempre. Invece ne abbiamo l'altro da 5 GHz, che è un po' più veloce, però ha un raggio di azione inferiore, quindi alla fine per gli smartphone dual band si connetteranno in automatico alla rete col segnale più forte delle due. In questo modo avremo una connessione stabile. Poi dipende dagli smartphone, sulla maggior parte di quelli che ho provato finora la connessione avveniva in tempi velocissimi, invece con altri si faceva un po' più di fatica. Per quanto riguarda la configurazione in serie, per me è stata facilissima, perché è bastato collegare l'alimentazione, il cavo di rete RJ11 e poi abbiamo l'altro lato il cavo Ethernet, oppure il telefono via WiFi, che metteva la password e la connessione è partita subito senza difficoltà. Invece in altri casi sarà necessario andare sul sito che troverete nella confezione del modem, che è una interfaccia web fatta molto bene. Lì dovete seguire una configurazione iniziale che è tutto in automatico, dovete soltanto configurare il vostro operatore telefonico e magari se volete cambiate la password, ma comunque quella che c'è in dotazione è sicura comunque. L'interfaccia web servirà anche per attivare varie funzionalità. Diciamo che questo è un più operatore da smanettone, però comunque devo dire che l'interfaccia web è semplice e chiara. Ho usato questo prodotto per circa un mese, mi sono trovato molto bene, perché rispetto al mio modem precedente ho avuto dei grandi miglioramenti. A parte della velocità, che è poco più veloce, ma alla fine devo dire che mi sono trovato bene, perché è molto stabile, la connessione è veloce, puoi avere la 5 GHz perché ho vari smartphone dual band, quindi in questo modo posso sfruttare al massimo questa banda. Comunque, ho riavviato pochissime volte il modem perché la connessione stabile non scalda particolarmente, quindi molti meno riavvi rispetto al modem precedente, che invece aveva necessità di essere riavviato una o due volte al giorno. Invece questo qui magari una alla settimana, ma
per il mio utilizzo la connessione è sempre stata stabile. Poi magari qualche piccolo rallentamento c'è, però dipende più dalla mia connessione, come vi stavo dicendo, che non è granché. Il mio utilizzo è stato navigazione internet, download di qualche file tipo qualche ROM o qualche programma, poi caricamento dei video, che comunque in questo caso non è stato male. Diciamo che questo qui è il mio utilizzo. Adesso invece mi trovo nella stanza della mia casa più lontana dal modem, quindi vedete che la 5GHz non prende, abbiamo soltanto la 2.4, che comunque prende abbastanza bene. Infatti abbiamo adesso circa 2 tacchi, quindi per essere così lontani dal modem. Proviamo anche uno speed test, questo qui è quello che vi ho fatto vedere prima con la 5GHz, e proviamo adesso qui lontano a vedere cosa dice. Ecco, come vedete il risultato è molto più basso in download, in upload invece è basso anche di là. Comunque vedete che anche essendo così lontani dal modem, ma comunque ha una buona ricezione. Può essere anche l'S8, che comunque è un telefono recentissimo e quindi ha il meglio della tecnologia a disposizione. Il prezzo di questo modem si aggira su 55 euro su Amazon, quindi un prezzo molto valido per un prodotto che mi è piaciuto molto. È stabile, è carino, occupa poco spazio. In conclusione, questo prodotto mi è piaciuto, mi sono trovato bene, ha una buona stabilità di rete, poi la sua forma verticale mi piace perché occupa meno spazio rispetto ai modem orizzontali, funziona bene, eppure dual band, costa poco. Ringrazio l'ufficio stampa di Link per avermi inviato questo modem, ringrazio voi della visione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Datemi anche dei consigli per migliorare la qualità dei video, il modo di parlare, eccetera. Iscrivetevi al canale, seguitemi sui social e noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su Mobile Phone. Ciao!